Bonjour ragazze e benvenuti ad un nuovo video. Oggi vi do il buongiorno direttamente dall'aeroporto di Amsterdam. Sto per imbarcarmi e ho preso un croissant semplice vuoto dentro e una spremuta d'arancia e sto per imbarcarmi per Milano. Sono qui all'imbarco che sto aspettando che lo aprano. Siamo anche un po' in ritardo, quindi spero non sia in ritardo il volo perché ho appuntamento a Milano, ho giusto il tempo di atterrare e andare. Mi sono truccata stamattina, ragazzi, dovrebbe essere illegale svegliarsi prima delle 8, cioè non dovrebbe essere possibile umanamente. Comunque sì, mi sono truccata, devo solo mettere il rossetto e per una volta non mi trucco in aereo o in treno oggi, prima volta praticamente che mi trucco prima di uscire di casa. Volete comunque che vi racconti una breve storia triste? Ho il computer portatile nel bagaglio che ho imbarcato e dovevo tirarlo fuori all'ultimo. Mi sono ripromessa di ovviamente tenerlo in mano perché imbarcare un computer, cioè con tutti gli urti che si prenderà durante il viaggio, quindi avrei dovuto toglierlo dalla valigia, così mi ero ripromessa di fare, mi sono dimenticata di farlo e adesso il computer è nella valigia che ho imbarcato e io ho una paura di ritrovarmelo rotto che voi non avete neanche idea, ragazzi. Oddio, incrociate le dita per me, vi prego che quando atterro sia ancora intero. Oltre a tutte le cose che già ho dovuto compilare, ci hanno fatto compilare un altro foglio solo per Alitalia. Adesso sto camminando nel tunnel, sono praticamente da sola perché tutti stanno facendo la fila per una penna, ma io sono andata ad un altro banco check-in a chiederla agli assistenti di volo e ci ho messo 2 secondi, vabbè. Eccoci ragazzi, aiuto, il momento dell'imbarco è sempre tragico. Ok, ce la posso fare. Ragazzi, sono qui a Milano, siamo vicino al Duomo e guardate un po' chi c'è con me. C'è Barbara! Di nuovo! Sì, noi ci vediamo un po' di qua, un po' di là, un po' in Olanda, un po' in Italia. Però volevo dirvi che ti hanno riconosciuto in tantissimi sotto il video e ti hanno detto che insomma che gli manchi, che ti riconoscono sia del piccolo Alboba che da casa Vianello, insomma sono andati fuori di testa e mi hanno detto: Nicole, ma non lo sapevamo che conosci gente famosa. Ecco, la gente famosa è lei. No, vabbè, è vero, è vero. Grazie. Seguitela su Instagram, vi lascio qui il suo nome, insomma, del profilo. Insomma, il Barbara Bellburger, era quello. Eccomi ragazzi, sono sul treno e sto andando verso Trieste. Ho salutato Barbara, mi ha fatto super piacere rivederla. Abbiamo chiacchierato tantissimo e sarei rimasta super volentieri con lei. Quindi però sono dovuta scappare. Letteralmente pensavo di avere un sacco di tempo, ma non avevo calcolato che c'è il Salone del Mobile e questo evento, insomma, a Milano. Quindi c'è tantissimo traffico e alla fine sono riuscita a salire sul treno io tranquillissima. Perché abbiamo bevuto, quindi no, 2 bicchieri di vino, cioè abbiamo bevuto 2 bicchieri di vino, però sono bastati perché ci girasse la testa tantissimo del tram. Tant'è che io tranquillissima, cioè proprio nella tranquillità più totale, stavo perdendo il treno. L'ho preso per 3 minuti, cioè ci rendiamo conto. Ma io proprio tranquilla, cioè sicura, infatti alla fine è andato tutto bene, però ho rischiato grossissimo e adesso sono stra felice perché sto andando verso Trieste e in realtà non esistono più treni diretti, adesso ci hanno portato qui, sono sul Frecciarossa. Questa tra l'altro non so se sapete dell'esistenza, ma esiste la cabina in business class area silenzio e ci hanno appena portato da mangiare e da bere. Adesso ho ancora penso una ventina di minuti, sì, una mezz'oretta scarsa di tempo prima di fare scalo, cioè scalo, io dico sempre come se fossi in aereo, devo fare il cambio treno a Bologna e poi ho tipo 10-15 minuti per fare il cambio e prendere il treno per Trieste, perché purtroppo da Milano, da quando è esploso il Covid praticamente, non so come mai, ma hanno tolto tutti i treni diretti da e per Trieste, per Milano. Ce n'è forse uno in tutta la giornata.
ma appunto non esistono, quindi ci sono o due o addirittura tre cambi da fare da Milano a Trieste, follia. È come se, scusatemi questo piccolo rant, questa piccola lamentela, ma Trieste è un capoluogo di provincia piuttosto importante, insomma, quindi è abbastanza assurdo il fatto che non ci siano treni diretti, come se fossimo un paesino in cui nessuno va. Quindi per me è difficilissimo ogni volta spostarmi da Milano a Trieste. Comunque sì, ho trovato questo treno che almeno ha entrambe le frecce, quindi così almeno sono treni belli con il posto assegnato eccetera. Quindi ho il cambio a Bologna e poi un'altra freccia fino a Trieste, e tra l'altro a Bologna viene Neil a salutarmi in stazione anche per quei 15 minuti. Non avremo tantissimo tempo, però almeno lo saluto, visto che lui vive là, almeno lo vedo, lo saluto, anche se in realtà penso che a fine mese, anzi quasi sicuramente a fine mese, no, mi sa che ha già preso il biglietto, quindi niente quasi sicuramente, sicuramente a fine settembre, inizio ottobre, Neil sarà di nuovo da me. E quindi sì, lo rivedrete prossimamente molto presto. Tra l'altro fatemi sapere quali video vorreste vedere assieme a Neil, perché quando sarà da me li filmeremo, quindi fatemi sapere nei commenti. Adesso non so com'è il mio trucco, che non mi sono portata il fondotinta per i vari ritocchini, perché non avevo tantissimo spazio nella borsa, perché oggi ho preso questa che è piccolina, è molto più piccolina rispetto alla Jumbo, quindi avevo poco spazio e non posso ritoccare il fondotinta. Si vede un po' la mia pelle mista perché è parecchio lucida, però non ha importanza perché adesso comunque sto andando a casa, non devo fare nulla se non vedere Neil e poi mia mamma, e non penso che stasera riuscirò a vedere la mia amica Valentina, perché mi sa che è un pochino troppo tardi per lei, però ci vediamo domani, sono troppo felice. Non mi fermerò tantissimo perché domenica già ritorno a casa, e sto pensando in realtà domenica di fare il... penso che domenica filmerò un altro vlog sempre in viaggio. Spero che vi piacciono questi video in viaggio, perché io mi sento, cioè a me piace tantissimo avervi accanto quando viaggio e sapere che ci siete, che mi fate compagnia, perché viaggio sempre sola. Quindi però spero che non siano troppo noiosi per voi, perché alla fine ci sono sempre io in treno, in macchina, in aereo. Però sì, penso che il prossimo video sarà del mio viaggio di ritorno in Olanda. Eccolo il vostro eroe, il vostro, come si dice, il vostro la vostra comparsa preferita nei video vlog. Neil! Dove andiamo? Dove andiamo? Ad Amsterdam. Ah sì? Ok. Sì, ma tu vieni tra 10 giorni, tra quanto è che vieni? Quali più fai bene. Guarda come se la mette sta mascherina, Dio mio. Neil, quando è che vuoi tagliarti i capelli? Tutti ti dicono nei commenti che ti devi tagliarti i capelli. No, ma tutti mi dicono che adesso è un po' meglio, col codino, così. Ah, perché ti sei fatto la coda? Ah, ormai sono così lunghi che dici ormai... Tra poco faccio le trecce. Ragazzi, siamo a Mestre, come al solito qui praticamente il treno si svuota, scendono tutti a Venezia, a Trieste, non ce l'ha quasi nessuno, io e un'altra persona. Comunque sì, sono un po' provata dal viaggio a questo punto, vi devo dire la verità, perché alzarmi presto per me non è proprio concepibile, quindi mi addormento sempre tardi e poi finisco per dormire pochissimo. Comunque sono, domani ho 2 appuntamenti a Trieste, appunto per questo vado anche a Trieste, il mio solito giretto Milano-Trieste, ormai lo conoscete. E sì, però sono strafelice di vedere i miei amici, non vedo l'ora di vedere mia mamma, di vedere tutti, anche se in questo momento sono molto felice, però potrei addormentarmi in mezzo secondo, tipo, cioè se chiudo gli occhi mi addormento. E questa è appunto la situazione nel treno, praticamente non c'è nessuno. E noto sempre la civiltà delle persone che se ne vanno dal loro posto lasciando sta roba. Anche quello che stava seduto accanto a me, io butto sempre via, cioè non è che costa tantissimo prendere quello che non si è finito e buttare quello che si è finito, però questo è un po'... sì, questo si usa a fare qui, evidentemente. Una cosa che arrivando dall'Olanda per me è strana è il fatto che qui, già me l'aspettavo perché si è parlato tantissimo di questa cosa, però è che qui sul treno per entrare nei bar ti chiedono, in Italia lo chiamate Green Pass, cioè praticamente la certificazione Covid o il tampone o la vaccinazione. E, stranissima sta cosa, non so se è uguale in tutte le regioni, penso di sì, perché a Trieste mi hanno detto di sì e a Milano anche, quindi penso sia un po' in tutta Italia.
E questa è una grossa differenza rispetto all'Olanda, perché lì non abbiamo questa, diciamo, questa regola, e stanno pensando di implementarla da ottobre, ma molti sono contro, quindi non è detto che ci sarà da noi, e se la faranno però mi sa dai 75 posti a sedere in su. E onestamente ero un po' preoccupata perché io ho il certificato vaccinale olandese, non quello italiano, quindi mi chiedevo come l'accetteranno, se riuscirò a viaggiare. Invece sì, sono riuscita a fare tutto, lo accettano, se ve lo chiedete lo accettano. Il QR code penso che appunto vada bene per tutto il territorio dell'Unione Europea, per fortuna. Ok, mia family, sono arrivata a casa, penso si veda dalla mia faccia, sono molto provata dal viaggio, quindi mi metto direttamente, devo struccarmi, voglia zero, devo struccarmi perché la mia pelle necessita di respirare tantissimo. Oggi ho sul trucco veramente da tantissime tantissime ore, cosa che non faccio mai. Quindi adesso mi strucco e mi lancio a letto, ragazzi, sono stanchissima, ma sono contenta perché adesso starò il weekend qui con la mia famiglia e con i miei amici, non tantissimo, appunto domenica già ritorno, però sono contenta di poter passare il weekend con loro. Mia family, io vi mando un bacio enorme, non so quanto ho filmato, non so se è sconclusionato, i miei vlog di viaggio sono sempre sconclusionati, ormai lo sapete, quindi do un bacio grandissimo, scusatemi se era sconclusionato questo video, vi auguro un buon weekend perché noi ci vediamo lunedì, e ragazzi dal prossimo lunedì vi aspetto alle 2, me l'avete detto in tantissimi, la maggior parte di voi mi ha detto sì, Nicole, alle 14, quindi ufficialmente dalla prossima settimana l'orario di caricamento sarà alle 14, naturalmente chi arriverà poi alle 17:30 a cercare un nuovo video lo troverà perché lo avrò già caricato prima, quindi bacio gigantissimo come al solito, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, quindi mi raccomando vi aspetto lunedì ma alle 14, ciao.